La leggenda della Iena di San Giorgio nasce nel 1835 e racconta di un macellaio, appunto sangiorgese, che adescava le ragazzine, preferibilmente molto giovani, le uccideva, le tagliava a pezzi e poi con le loro tenere carni ne faceva dei salumi e salsicce che vendeva pubblicamente. Un giorno i frati che abitavano nel convento di Santa Maria della Rotonda, vicino a San Giorgio e ad Aglie, scoprirono tra i loro salumi, che avevano effettivamente comprato in questa macelleria di San Giorgio, un pezzettino di dito, presumibilmente di una ragazzina con ancora infilato un anello. Da quest'anello risalirono alla vittima e in effetti era scomparsa una ragazza e quindi al suo assassino, che effettivamente era un macellaio di San Giorgio che si chiamava Giorgio Rosciolano. Da qui la leggenda. Noi sangiorgesi ancora oggi siamo chiamati le Iene o Mangia Cristiani, ma ebbe un grande clamore non solo in canavese, tanto che nel 1920 più o meno un certo Gualberto Nimmen Vercellese ne fece un teatro per burattini. Anni 80, lo scrittore Guido Ceronetti scrisse tragedia per marionette La Iena di San Giorgio, che venne rappresentata addirittura in Quirinale quando c'era presidente Cossiga nell'86. Grandi estimatori di questa tragedia per marionette di Ceronetti furono Federico Fellini e Eugenio Montale, tanto per fare i nomi importanti. E successivamente venne rappresentata per 2 mesi al Teatro Stabile di Torino. Come in tutte le leggende, qualcosa di vero c'è. In effetti Giorgio Solano è un sangiorgese capitato a San Giorgio e aveva avuto anche un negozio di macelleria. Questo Giorgio Solano torna dopo 7 anni scontati al bagno penale di Villefranche-sur-Mer, perché era stato condannato già perché aveva cercato di stuprare e violentare una ragazzina sangiorgese, no? Torna nel 1831 pieno di buoni propositi, dapprima fa lo speziale, mestiere che aveva imparato in carcere, poi apre un negozio di macelleria, successivamente ha una figlia, si sposa e apre un altro negozio a casa della moglie. In quegli anni scompaiono a San Giorgio 2 ragazze, Caterina Scavalde e Caterina Gibogre, di 9 e 10 anni, e non si trovarono. Il giorno fatidico, il 3 marzo 1835, era un martedì, a San Giorgio giorno di mercato, ancora oggi c'è il mercato di martedì, e ultimo giorno di carnevale, era il martedì grasso. E Giorgio si aggira al mercato, adocchia una ragazza che vendeva delle uova. Con un pretesto la invita ad andare a casa sua, questa ragazza non esce più, la violenta, la uccide, la fa pezzi e va a seppellire i pezzi lungo il rivo Piatonia. Lascia così tanti indizi che viene subito catturato, anche perché i genitori della ragazza avevano dato l'allarme della sua scomparsa, no? Viene tradotto immediatamente al carcere di Ivrea e confessa tutto. Per prima cosa confessa, la cosa più importante, dove aveva seppellito i resti di questa ragazza, certa Francesca Tonso di Montalenghe di 15 anni. Gli inquirenti vanno ed effettivamente nel posto indicato trovano i resti. Confessa anche l'omicidio delle ragazze avvenuto degli anni prima. Immediatamente il Real Senato di Torino istruisce un processo e il 13 marzo del 35 viene condannato a morte tramite impiccagione, da eseguirsi a San Giorgio in un luogo chiamato Sant'Anna, dove a lato scorre il torrente dove aveva seppellito i resti di Francesca. Pare che per quell'esecuzione siano arrivate migliaia e migliaia di persone a vedere la fine di quello che ormai era diventato la Iena di San Giorgio. Vennero anche i chirurghi dell'Università di Torino, portarono la salma al cimitero e ne fecero l'autopsia. La testa venne portata a Torino all'Istituto Anatomico dal dottor De Michelis, che ne eseguì l'autopsia e venne accuratamente studiata. Questa è la copia del calco in gesso della testa di Giorgio Solano. L'originale del calco è esposto al Museo di Anatomia Luigi Rolando di Torino. Sempre negli archivi di questo museo ci sono altri reperti che ci parlano di Orsolano.
Il corpo invece fu preso dai confratelli della Confraternita della Misericordia di San Nicola di Ivrea, lo portarono nella loro chiesa a Ivrea e venne seppellito sotto il pavimento della chiesa dove tuttora probabilmente riposa. Allora io ho avuto la fortuna di trovare tanti documenti che mi hanno permesso di ricostruire in modo molto accurato questa vicenda. Innanzitutto due manoscritti dell'epoca, le sentenze delle al Senato di Torino e atti parrocchiali. Ho potuto capire bene la sua famiglia, la sua vita, fatti, misfatti, e con la collaborazione di esperti è stata ricostruita anche la sua personalità e i suoi omicidi. Per cui ad oggi si può affermare che Giorgio Orsolano è stato un serial killer prima che venisse coniato questo termine, perché gli assassini seriali si distinguono dagli altri assassini per la scelta delle vittime, che non sono scelte a caso, infatti lui sceglieva ragazzine, e per le modalità degli omicidi. Quindi mi sento di affermare che è stato anche il primo serial killer italiano conosciuto nei dettagli.